C'era una volta una famiglia vicentina che dalla provincia veneta creò un impero. Il suo nome era ed è Zambon e il suo regno è quello dei prodotti farmaceutici, con i quali l'ormai multinazionale è presente in 16 paesi al mondo. Da qualche anno la famiglia ha voluto riappropriarsi della sua origine vicentina e lo ha fatto restituendo qualcosa a quel territorio da cui è partita la sua grande avventura. E così è nata la Fondazione Zoè, tra i sostenitori principali del Festival Biblico di Vicenza. Il Festival Biblico, questa partnership deriva soprattutto da una volontà della famiglia e quindi della fondazione di creare una rete di relazioni stabili con il territorio. Il Festival Biblico mette insieme un po' questa visione, cioè la creazione di una rete di soggetti che nel loro piccolo sanno fare il loro mestiere, ma che spesso e volentieri non dialogano per invidie o per questioni che magari non si sa nemmeno quali siano. Per cui il Festival Biblico è molto bravo a stimolare questo tipo di riflessione e questo tipo di organizzazione, e noi diamo il nostro contributo portando la salute dentro tematiche che sono prettamente religiose o comunque filosofiche più che religiose. La storia della famiglia Zambone e della sua fondazione è quasi un paradigma che si sposa alla perfezione con il tema scelto per questa edizione del Festival Biblico, di generazione in generazione. Il tema di quest'anno sembra quasi ritagliato addosso all'esperienza della famiglia Zambon. Nel 1906 da un garage qui di Vicenza è partito il nonno. Negli anni 50, 60 e poi soprattutto 70 il padre degli attuali proprietari ha sviluppato l'azienda in mezzo mondo, quindi l'ha resa internazionale. Adesso siamo alla terza generazione che si fonda però sui stessi principi che si fondava all'inizio, cioè sui valori etici. Noi abbiamo tutto un programma di formazione interna per i nostri manager e non solo per i manager, anche per i quadri, che si fonda sui valori. Per cui far parte di un club o di un gruppo che si chiama Imprese di Valore, però è stato quasi naturale che sta dietro anche al Festival Biblico. In questo caso, parlare di generazione in generazione diventa un modo anche per riflettere su quali sono le cose importanti che le generazioni che cambiano devono trattenersi rispetto a quelle precedenti. Per noi sono i valori fondanti, quelli etici. Particolarità della fondazione è che è aiutata nelle sue attività filantropiche da ex dipendenti della Zambon, che continuano volontariamente a prestare il proprio know-how nelle strutture, ma quelle solo a scopi benefici, della multinazionale, secondo una filosofia di rapporto datore-dipendente tipica del mondo anglosassone, rivisitata però con sensibilità veneta. Noi abbiamo una ventina di ex dipendenti, tutte persone molto attive, molto indipendenti, molto capaci, che dedicano parte del loro tempo all'attività della fondazione e in particolare all'attività di educazione all'interno delle scuole sui temi della salute. Sono persone assolutamente che sarebbero ancora in grado di stare in azienda senza nessun problema, è solo che i limiti di età impongono questo e noi le utilizziamo con il loro favore e con il loro entusiasmo anche all'interno della fondazione. Una ricetta che mette assieme etica, cultura e territorio. Il gruppo Zambon e quindi la famiglia di conseguenza, anzi a monte di questo ragionamento, è assolutamente convinta che l'esistenza del gruppo da così tanti anni si debba a dei valori etici molto rigorosi, molto precisi. Il nostro non è un settore semplicissimo, noi ci occupiamo di chimica e di farmacia, e di farmaceutica, quindi sono due settori anche in passato stati abbastanza colpiti da situazioni non nobili, possiamo dire così. La volontà del gruppo è quella sempre di mettere al primo posto l'aspetto etico, perché la convinzione è che se c'è questo poi arriva anche il business. Diversamente tu puoi trovare delle scorciatoie, l'abbiamo visto soprattutto nel mondo della finanza, che però durano il tempo che durano. Non si sta sul mercato 106 anni solo perché sia un buon prodotto. Zoè offre ogni anno molti spunti culturali al territorio vicentino, concentrando le sue proposte in un piccolo festival dedicato alla salute, vivere sani, vivere bene, che si tiene ad ottobre. Noi pubblichiamo libri, stimoliamo dibattiti, organizziamo convegni. In particolare cerchiamo di mettere assieme, di far dialogare quelle anime del mondo della salute che normalmente non dialogano. Un'altra cosa che facciamo è occuparci di volontariato e un'altra cosa che facciamo ancora è organizzare degli eventi pubblici in cui stimoliamo la riflessione. Uno di questi avviene a Vicenza ogni ottobre, quest'anno nel 2011 dal 5 al 8. Quest'anno ritornerà sul tema del respiro, perché dopo averlo affrontato un anno sono arrivate moltissime richieste di approfondimento di molte tematiche, qualche anteprima,
respiro nello yoga, respiro nell'architettura, respiro dell'universo, ad esempio. Tutte cose che normalmente non vengono, sulle quali non prestiamo grande attenzione, ma sono di notevole interesse e muovono moltissime persone.